E poi non avevo alternative. Dovevo resistere ancora una volta alla furia di chi mi attaccava. Ormai ero certo che sarebbero stati pronti a tutto pur di fermarmi. Per lungo tempo le nostre richieste erano rimaste inascoltate dai politici ed eravamo stati costretti a rivolgerci alla magistratura. E che purtroppo non c'era alcuna possibilità di una sua ripresa della vita cognitiva e di relazione. Mi sembrava così assurdo che si potesse nascondere una realtà scientifica amara, ma pur sempre evidente. Ma che senso ha quella che voi chiamate vita? Per favore, signor Presidente della Repubblica, e soprattutto, signor Presidente del Consiglio Berlusconi, venite al capezzale di Eluard. Buongiorno, il tuo sorriso ho incontrato, vento d'aprile corse a perdifiato, risate di un giorno, sete di libertà, unica verità, tu sei libertà, noi sospesi tra terra e cielo grideremo a quell'Italia che offende, che preferisce chi me, che prega in chiesa e poi uccide dentro ogni prigione, violenta il sogno d'amore, il sogno di dignità. Quando ero bambino mi divertivo a camminare con gli occhi chiusi, contavo i passi, così. Uno, due, tre, mormorando i numeri velocemente, 4, 5, tutti d'un piatto, 6, 7, 8, 9, poi mi giravo tutto di tratto e cercavo di vedere quanta strada ero riuscito a percorrere. Oddio, Dio, Dio! Voglio correre, voglio correre! Desiderio esaudito in cambio di quello che la vita mi ha tolto, a parziale risarcimento mi viene data una carrozzina. Le emozioni si esibivano in contorcimenti e vibrazioni che io ignoravo. Con il corpo ero già lontano, mentre la mia coda era lì ad esibirsi, a fare tutto quello che gli altri si aspettavano. Recitavo con tanto impegno che alla fine mi sono convinta anch'io. How many times must a man look up before he can see the sky? As in how many years must a woman have before he can hear people cry? The entry is blowing in the wind. The entry.
It's blown.